Centro commerciale Il Castello, Viale Piero della Francesca a Città di Castello. Il grande e nuovo polo commerciale del tempo libero, dove gli operatori hanno posto al centro della propria attenzione la qualità dell'offerta e la completezza della gamma dei prodotti e dei servizi. Vieni a farci visita, troverai il luogo ideale per lo shopping e il tempo libero. Centro commerciale Il Castello, Viale Piero della Francesca a Città di Castello. Electronics Center, il punto di riferimento dell'elettronica. Vendita e riparazioni autoradio, sistemi di sicurezza, videosorveglianza, metal detector, articoli per gruppi musicali, teatrali, hobby. Electronics Center by Ercolani, via Pioppi, Città di Castello. Sei pronto a fare la tua parte? In una community fare la propria parte significa prendersi cura degli altri. Vuol dire aiutare chi ne ha bisogno. Difendere il lavoro da ogni minaccia. E per farlo ti basterà entrare in Vittoria Assicurazioni. E tu sei pronto? Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con in primo piano arte, politica e cultura e attualità tra Umbria e Toscana. Questa sera torniamo ad interessarci dei fatti che riguardano la politica tifernate. Ho il piacere di avere ospite nei nostri studi il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. Grazie a te dell'invito, Michele. Non ricordo, eri già venuto dopo la tua elezione? Mi sembra di no, da te mi sembra di no, guarda. Facciamo il punto, lo stato dell'arte di questi 12 mesi estremamente difficili, inutile negarlo, da dove si parte? Si parte da una stagione che dopo le elezioni guardava con preoccupazione ma anche con un gradiente di ottimismo l'autunno del Covid, anche se in realtà poi lo vediamo che il Covid è una situazione endemica che dovremo abituarci a conviverci e onestamente in gran parte ci siamo abituati a convivere. E era una stagione in cui si guardava con ottimismo alle opportunità del PNRR, dove la comunità europea in qualche modo aveva aperto alla spesa pubblica come meccanismo di ripresa e siamo inseriti in una dinamica geopolitica dove il risvolto diretto che noi viviamo è quello del costo energetico, del costo della vita che ha messo in discussione i servizi, gli investimenti, sta mettendo in discussione la vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi siamo passati da una fase di pandemia a una fase di crisi economica dovuta all'energia e da un clima, possiamo definire, di guerra, perché abbiamo la guerra in Europa, che rende complicato veramente la vita di ognuno e figuriamoci chi rappresenta le dinamiche delle rappresentanze collettive come le istituzioni locali che si trovano travolti da preoccupazioni, esigenze e capacità di risposta che sono estremamente limitate. Perché parli al passato? Perché non hai speranze in un futuro radioso? Allora, sai benissimo, ci diamo del tu, sì, che amo lavorare in maniera, questo termine che non è tanto apprezzato, pragmatica. Io guardo la realtà per quella che è. È ovvio che noi bisogna guardare per la costruzione di un futuro migliore, dare comunque sia tutte le
le possibilità che il futuro sia in qualche modo un'occasione migliore del presente. Però va gestita la realtà, si parla al futuro quando tu sai superare il presente e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle situazioni necessarie per superare la dinamica del presente. E le preoccupazioni sono collegate alla razionalità del dover amministrare. Non è che se c'è un problema dici sì, ma andrà meglio. No, tu devi gestire il problema. E ti faccio un esempio, utilizzo la matematica per descrivere il problema. I servizi erogati dal comune sono molteplici, te ne prendo alcuni. Quelli del costo energetico, Città di Castello ha 33 plessi scolastici, ha palestre, ha piscina, ha impianti sportivi, ha una pubblica illuminazione consistente essendo uno dei comuni più grandi d'Italia. Ecco, una proiezione alloggi, solo, semplicemente alloggi, solo per questa tipologia di situazione, vede una differenza, un delta in crescendo di costi di 3 milioni di euro. Capite benissimo che... Il bilancio del Comune di Città di Castello è di... Allora, il bilancio del Comune di Città di Castello va presa la fetta di non investimenti, ma di spesa corrente, è all'incirca sui 20 milioni, di cui 10 milioni sono spese legate al personale, a dipendenti e quant'altro. Quindi dobbiamo inserire un crescendo di questi 3 milioni di euro nei 10 milioni di euro cosiddetti... Quindi il 30% va per i costi dell'energia. Esatto, quindi capite benissimo che si può comprendere come questa dinamica è una dinamica, se non c'è un intervento dei livelli sovracomunali, è impossibile da gestire. Quando parli di... si potrebbe essere a rischio anche il PNRR, parli dei costi per, diciamo, di gestione, di manutenzione, per l'acquisto di materie prime, o perché effettivamente questi fondi potrebbero anche fermarsi? Allora, per due ottiche di motivi. Una è quella citata. Il PNRR prevedeva un budget a disposizione in base a dei progetti che sono stati presentati. Nel Comune di Città di Castello fortunatamente abbiamo ottenuto importanti e ingenti risorse, attribuite ingenti risorse. Parliamo dell'ottica sui 30 milioni, dove per investimenti andiamo sui circa i 20 milioni di euro, solo la Dante Alighieri sono 10 milioni di euro. Ma questo progetto noi l'abbiamo presentato nel 2021. Capite bene che i prezzi del 2021 non sono più quelli che sono adesso nel 2022, quindi quella spesa preventivata, quelle necessità economiche che noi avevamo preventivato non sono più odierne, non sono più attuali e vanno attualizzate. Poi c'è l'altro tema, il PNRR attualmente a livello europeo prevede una tempistica codificata e tipicizzata. Dopo la caduta del governo si è fermato tutto e ovviamente questi termini rischiano di non essere rispettati, a meno che non c'è una dilazione attraverso una trattativa fra il nuovo governo che nascerà e la Comunità Europea per ridefinire anche la tempistica. E lì penso che sia opportuno questo lavoro di ridefinizione della tempistica, ma anche di riaggiornamento dei costi e del costo della vita. Ho capito male o però l'aggiornamento, cioè la quota che passa tra quanto era stato preventivato prima dell'aumento dei costi delle materie prime e i costi attuali delle materie prime, quindi la forbice, la differenza, la garantiva lo Stato, capito male? Allora, sugli appalti aggiudicati sì, e in quota parte con una misura non nella sua totalità, però in una quota parte venivano attraverso i decreti ristori, venivano garantiti alle aziende un recupero delle risorse di questo incremento, ma sugli appalti aggiudicati. Qui parliamo del PNRR, dove molti degli investimenti ancora sono in fase di progettazione, non sono nemmeno stati affidati i lavori, quindi siamo nella fase embrionale, sono state definite le somme su un progetto preliminare e ora devono essere realizzati progetti esecutivi e poi affidati i lavori. Ecco, in questa fase
questi incrementi ancora non sono considerati e ovviamente è necessario ed è fondamentale che questo avvenga. C'è morale della favola, quindi le aziende che dovrebbero fornire i servizi alle amministrazioni nicchiano perché non hanno contezza se potranno o no garantire il lavoro. C'è anche una difficoltà nel reperire le aziende a questo punto. Assolutamente, la capacità di avere una platea di aziende disponibili alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, sia per il lato prezzi, ma anche per il lato tempistiche, perché appunto dovendo rispettare un cronoprogramma ben definito, molto stretto, e le aziende hanno difficoltà a reperire le materie prime dai fornitori, viene da sé che c'è una forte difficoltà poi dell'azienda a impegnarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che sanno benissimo che laddove vi sia una inadempienza il rischio è sono di penali importanti. Beh, che dire, è veramente un momento difficile e da una probabile ripresa si potrebbe tornare ad una forte recessione che, viste le dinamiche che coinvolgono aumento dei costi dei carburanti, aumento dei costi energetici, una guerra veramente in Europa, potrebbe aprire scenari che noi purtroppo non abbiamo mai conosciuto, perché siamo di una generazione che fortunatamente fino ad oggi ha vissuto bene. E allora andiamo nello specifico di quello che è stato invece l'anno, il primo anno targato Luca Secondi, sindaco di città di Castello. E allora, da me sono venuti anche esponenti delle minoranze che chiaramente fanno il loro mestiere, che è quello dell'opposizione. Su alcune questioni ho sentito l'assessore al bilancio e all'ambiente Mauro Mariangeli. Su altre questioni invece volevo appunto la tua versione. Allora, partiamo da quello che era stato promesso che al momento non è stato attuato. Parliamo di comunità energetiche. Su questo credo che dovreste comunque trovare una sintesi e adottare un piano all'unanimità, perché stiamo parlando di qualcosa che potrebbe servire. E invece perché c'è polemica? C'è polemica perché c'è ignoranza, semplice. Chi amministra a livello locale deve avere anche le capacità poi di conoscere quelle che sono le normative, perché si applica il diritto amministrativo così largamente inteso. Le comunità energetiche, vi è stato un documento votato anche in Consiglio Comunale come una delle opportunità da poter cogliere. Voglio registrare che di fatto le comunità energetiche c'è una dinamica che molte realtà sul territorio già ci stanno lavorando, quindi la prima nota che uno riporta al mittente, rimanda al mittente, intanto la non conoscenza delle dinamiche economiche del territorio, perché molte realtà produttive stanno valutando le comunità energetiche e si stanno adoperando per cogliere questa opportunità, perché sul piano privato effettivamente ha maggiori possibilità di utilizzo. Poi semmai entrerò nel merito perché faccio questa affermazione. C'è l'altro aspetto non secondario. Le comunità energetiche sono disciplinate dalla norma, ma attualmente mancano i decreti attuativi. Purtroppo qualche forza di governo, voglio ricordare, ha deciso di staccare la spina a questo governo, compreso il Movimento 5 Stelle, tanto per citare tanto per fare nomi e cognomi e rimandare al mittente di chi fa le accuse, perché a volte c'era un famoso film di Alberto Sordi in cui diceva: ora sei grande, bene che tu sappia di chi sei figlio. E quindi è importante ricordare che il Movimento 5 Stelle è un partito che ha deciso di staccare la spina a quel governo e i decreti attuativi attualmente non sono in atto, proprio perché mancano le comunità energetiche, non sono attive proprio perché mancano i decreti attuativi che ne disciplinano poi l'effettiva esecuzione. Dicevo che le comunità energetiche sono un'opportunità soprattutto per il privato, perché in qualche modo mettono a disposizione un'opportunità come il fotovoltaico, ad esempio, che si presta molto a questa possibilità, e lo permette di metterlo a terra a una distanza fino a
500 metri dalle zone industriali, quindi si comprende benissimo che hanno una capacità di poter garantire o in maniera complementare o in maniera esaustiva il fabbisogno energetico delle realtà produttive. Si presta meno magari sulla parte pubblica perché le necessità energetiche della pubblica amministrazione solitamente sono su orari in cui il sistema fotovoltaico non ne ha bisogno. Faccio l'esempio: la pubblica illuminazione si attiva di notte, l'impiantistica sportiva, l'illuminazione serve ovviamente nelle ore notturne, quindi attualmente hanno la possibilità maggiore per quanto riguarda il sistema produttivo, questa possibilità che potrà essere attivata dalle comunità energetiche. Ma per il momento ci sono tante realtà che si stanno muovendo in quest'ottica, ma stanno aspettando i decreti attuativi che tuttora non ci sono. Quindi tu, non è che i comuni di Città di Castello... Tu chiaro che parli della comunità energetica intesa per quello che può servire per il pubblico, per l'amministrazione pubblica. Esatto, no? Esatto. Allora io ti faccio una domanda. Cioè, ha senso parlare di comunità energetiche quando voi sapete benissimo che non c'è possibilità alcuna di poter dotare di pannelli fotovoltaici gli edifici del centro storico? Cioè, magari possiamo parlare di comunità energetiche parlando di plessi scolastici, parcheggi, fuori le mura. Parcheggi. Sì, e anche sui parcheggi c'è da dire, perché sono vicini alle mura molti parcheggi. Cioè, quindi, delle due l'una, se si può fare, si fa. Se invece Città di Castello, come Sansepolcro, come molti comuni che hanno la fortuna di avere dei borghi medievali, non possono fare, di cosa stiamo parlando? Cioè... Hai toccato benissimo un ulteriore aspetto, quello appunto dell'utilizzo del fotovoltaico in determinati contesti. Proprio adesso c'è la norma che sembra in qualche modo aprire alla possibilità nei centri storici di mettere il fotovoltaico, e probabilmente proprio questi decreti attuativi delle comunità energetiche in qualche modo potrebbero aprire a questa possibilità. Quindi ritornando a bomba, non è come Città di Castello, anzi favorevole alle comunità energetiche, ma sono le possibilità. Però ad oggi questa norma non c'è. Attualmente i decreti attuativi non ci sono. Li stiamo aspettando. La norma che potrebbe dar la possibilità anche al comune di Città di Castello di dotare, tanto per essere chiari, l'edificio comunale di pannelli fotovoltaici, ad oggi non c'è. Ad oggi la norma lo vieta. Assolutamente sì. Quindi probabilmente potremmo parlare di comunità energetiche nel pubblico per degli edifici fuori le mura. E su questo credo che siate già molto avanti, perché da assessore ai lavori pubblici mi dicevi che comunque nei lavori di ristrutturazione dei plessi l'efficientamento energetico e i pannelli fotovoltaici sono già previsti. No, dirò di più, abbiamo... No, tanto per ricordare quello che abbiamo detto prima. Cioè, sì, no, si dirò di più, faccio un esempio. Sono partiti settimana scorsa i lavori di un'ulteriore scuola che facciamo ex nuovo, Badia Petrolia, e è una scuola cosiddetta in ZEB, cioè a consumo zero, a impatto zero. Noi abbiamo beneficiato di tanti finanziamenti sull'edilizia scolastica proprio perché abbiamo puntato non solo sull'aspetto dell'adeguamento sismico, ma soprattutto anche per quello del risparmio energetico, dell'efficientamento energetico. Quindi è un caposaldo della nostra amministrazione che si riverbera poi nei fatti. Abbiamo preso i finanziamenti per l'efficientamento energetico, proprio per una visione, diciamo, positiva nei confronti di un risparmio energetico e di un miglioramento di tutto quello che riguarda il tema energia. Quindi i fatti smentiscono. Lo avete fatto anche perché, da comune attento quali siete, sapete che ci sono dei fondi europei e giù di lì. Li andate a prendere, cioè. assolutamente sì, anche perché appunto diciamo che il comune di Città di Castello ha pochi altri
da cui imparare. Beh, altra questione che vorrei cercare di capire prima della fascia pubblicitaria è, allora, vi si accusa di essere troppo attenti agli eventi, cioè tanti eventi ma di concreto ancora poco. Beh, su questo che ti senti di dire? Guarda, su questo è semplice smentire. Allora, gli eventi intanto ritengo che siano stati opportuni, soprattutto su un periodo complicato fuori dal periodo estivo, che in qualche modo usciva da un periodo di inverno in cui il Covid aveva riprodotto chiusure, restringimenti e quant'altro. Quindi ricreare l'attività, la dinamica culturale, sociale di una città è assolutamente opportuno. Ma l'altro aspetto, ripeto, la matematica parla da sola. Sul PNRR noi abbiamo ottenuto circa 30 milioni di euro attraverso una pluralità di progetti che abbiamo messo in campo. Una dinamica così importante che i frutti ovviamente li vediamo negli anni a seguire. Abbiamo dato proseguimento a tutta una serie di attività sull'edilizia scolastica, sul piano degli investimenti. Per quanto riguarda la spesa corrente, siamo sempre stati attenti alle fasce più deboli e sulla garanzia dei servizi. Non ultimo, abbiamo fatto un intervento importantissimo di spesa corrente sul mantenimento dei servizi sportivi, garantendo l'apertura delle piscine, della piscina comunale, dando una chiave anche sociale a questa attività sportiva. Quando vediamo una dinamica nel nostro territorio e in tutta Italia in cui le piscine stanno chiudendo, l'attività sportiva, i servizi sportivi stanno chiudendo. Abbiamo rimesso in campo attività di sostegno alle fasce più deboli, per esempio per la Tari. Cioè, stiamo portando avanti una situazione di tutela delle fasce più deboli in un momento di crisi dove anche le amministrazioni comunali hanno difficoltà di trovare le risorse. Abbiamo messo in campo tante risorse per quanto riguarda il piano di investimenti che nei prossimi anni coinvolgeranno tutta l'intera città, quindi questi sono i fatti. La narrazione, vabbè, ognuno narra quello che vuole, anche perché ovviamente il ruolo dell'opposizione, mi stupirei se un'opposizione mi dice che si fa bene, anche perché il ruolo dell'opposizione solitamente è di chi vuole sostituirti, cioè di chi vuole mandarti a casa, quindi va anche giudicato da chi vengono le accuse. Altra questione, un attimo, che mi hanno detto che devo controllare in maniera rigorosa in Svizzera i minuti. Abbiamo ancora 5 minuti. Altra questione che è stata discussa e dibattuta nel corso di questi mesi, e sinceramente faccio fatica a capire, è la questione dell'ospedale di Città di Castello. Allora, ci manca che vi incateniate al portone per cercare di salvaguardarlo. Però è vero che mai come ora c'è timore che ci siano dei movimenti strani che coinvolgono appunto l'ospedale di Città di Castello. I rapporti con la Regione Umbria come sono? Perché poi chiaramente è di un colore diverso da quello che governa la città. Diciamo che onestamente si registra negli ultimi anni, si sta registrando un arretramento della sanità pubblica un po' su tanti versanti, medicina del territorio, ospedale. Ho ritenuto fondamentale fare fra le mie principali battaglie il tema appunto della sanità pubblica, perché quando si tutela la salute dei cittadini, intanto si tutela uno dei principali valori assoluti di una comunità. Con la Regione il rapporto, devo ammettere, è un rapporto che non so nemmeno giudicare, perché c'è un silenzio quasi di chi come muro impermeabile non dà una risposta alle necessità. Ovviamente il mio atteggiamento è l'atteggiamento di chi svolge un ruolo istituzionale,
quindi devo essere garante di tutti, non essere strumentalizzato politicamente. Per cui da parte mia ho sempre mandato messaggi di leale e fattiva collaborazione nei confronti della Regione. Le rivendicazioni che faccio non sono rivendicazioni sulla base di un ruolo partitico e politico, ma sulla difesa dei servizi che devono essere erogati sul nostro territorio. Ho fatto proprio una presa di posizione giorni fa, l'ho voluta fare successivamente alla campagna elettorale, proprio perché non volevo essere strumentalizzato nelle mie affermazioni, non dovevano essere giudicate affermazioni di critica su un momento di campagna elettorale. Però effettivamente si sta registrando la necessità di un recupero della sanità pubblica sul nostro territorio, perché l'ospedale di cui abbiamo delle importanti eccellenze ha necessità di essere tutelato nell'erogazione dei propri servizi, e soprattutto noi registriamo una difficoltà nella diagnostica. Fare gli esami nel nostro territorio, ma ho sentito un po' anche in altri territori dell'Umbria, ha delle liste d'attesa veramente impressionanti, per cui si è costretti a rivolgersi al privato, e questa è una condizione che è inaccettabile. Tra l'altro è proprio di queste ore, di questi giorni, l'ennesima interrogazione che riguarda l'ospedale, in questo caso l'ha fatta Brunelli, sulla gestione del servizio di trasporto del 118. Cioè, qui stiamo veramente iniziando a percepire che ci potrebbe essere un cambiamento epocale, cioè che si fa? Sì. Questi sono servizi che devono essere garantiti, punto, basta, cioè non si può assolutamente prescindere. Io su questo, proprio perché il tema della salute è un tema trasversale, ho sempre voluto coinvolgere in questo approccio tutti i comuni dell'Alto Tevere, sapendo che anche altri comuni dell'Alto Tevere sono governati da formazioni politiche di centrodestra, quindi diversa dalla mia maggioranza, ma sulla salute non ci possiamo assolutamente dividere. Il nostro territorio ha bisogno di avere dei servizi di qualità, di sanità pubblica. In questo momento non ravvediamo una dinamica positiva in tal senso, quantomeno per quanto mi riguarda registro il fatto che dopo il Covid, che in qualche modo è stato un po' l'alibi di tanti servizi non erogati, ora non può essere, non può continuare ad essere un alibi il Covid, i servizi devono tornare a essere erogati al massimo della potenzialità, e attualmente questa dinamica non la rivediamo. Faccio un esempio. Avevamo prima del Covid l'RSA nel nostro territorio, a Città di Castello, che aveva circa una ventina di posti. Attualmente l'RSA non è stata riattivata, e questa è una mancanza veramente gravissima, perché è un elemento fondamentale soprattutto per certe situazioni che mettono in difficoltà le famiglie del nostro territorio. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e poi proseguiamo sempre parlando di sanità, ma anche di altro. Pubblicità. Se cerchi prodotti di qualità a chilometri zero, il posto giusto è Alimentari Riccardo e Claudia in Via dei Vaschi a Rio Secco di Città di Castello. Da Alimentari Riccardo e Claudia puoi trovare una vasta scelta di vini selezionati DOC, liquori, birre, bibite, prodotti per la pulizia e l'igiene personale, mangime per cani e gatti, oltre ad un fornitissimo banco con salumi, insaccati e formaggi della tradizione umbra e toscana provenienti da allevamenti locali. Per la tua spesa scegli la qualità al giusto prezzo, scegli Alimentari Riccardo e Claudia in Via dei Vaschi a Rio Secco di Città di Castello, la tua bottega alimentare a chilometri zero. Siamo sempre disponibili anche per consegne gratuite a domicilio, contattaci allo 075 85 50 333.
Ben ritrovati, seconda parte di In Primo Piano, arte, politica, cultura e attualità tra Umbria e Toscana. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, parliamo di politica città di Castello, insieme al sindaco Luca Secondi. Dicevamo di sanità, parlavamo di sanità, altre critiche sono state mosse circa il taglio del nastro che per qualcuno è stato fuori luogo per diciamo una struttura privata che è nata a Città di Castello. Mi dicono l'ennesima struttura privata. Siamo in un paese fortunatamente democratico e quindi no, gli imprenditori decidono di intraprendere, se no si chiamerebbero in un altro modo. Su questo? Beh, questa è una dinamica appunto di mercato, domanda e offerta, e quello che va registrato è che se c'è un'offerta che viene messa in campo significa che c'è una domanda a cui dover rispondere. È quello che dicevamo prima, la domanda nasce dal fatto che l'offerta della sanità pubblica sta arretrando. Ora, non lo so se questa è una volontà politica, perché poi vediamo che in realtà del nord Italia, Lombardia, dove c'è un'impostazione che appunto utilizza la sanità privata attraverso il meccanismo delle convenzioni, quindi è un modello che viene magari perseguito. Onestamente non è il modello che a me piace. Il modello che a me piace è che la sanità privata debba essere in qualche modo complementare a quella pubblica, ma quella pubblica deve garantire a tutti in maniera universalistica i servizi fondamentali. E qualora non lo garantisse, magari una famiglia che ha un reddito basso debba richiedere l'accesso ai servizi della sanità privata? Appunto, è il meccanismo del sistema convenzionato, no? Si paga il sistema, le strutture private attraverso le convenzioni, piuttosto che investire su strutture, strumentazioni, risorse umane direttamente nella sanità pubblica. È un po' come quando si esternalizza i servizi. Onestamente è una dinamica, ripeto, che è un modello che esiste, a volte è tipicamente anglosassone, ripreso dal modello chiamato Lombardia. Onestamente, se devo utilizzare il modello che mi piace, attualmente è quello che esiste in Emilia-Romagna, che in qualche modo esisteva anche in Umbria, tant'è che in Umbria fino a qualche anno fa era identificata come una delle tre regioni di riferimento per quanto riguarda la sanità pubblica. Penso che quella sia la strada migliore, e su quella la battaglia, fra virgolette battaglia, ma le rivendicazioni che pongo politicamente dal territorio sono queste: quella di recuperare la possibilità da parte della sanità pubblica di coprire la maggior parte dei servizi che devono essere offerti ai cittadini. A tal proposito vale la pena ricordare la grave situazione in cui versa Muzzivetti. Un'eccellenza che in questo momento ha delle difficoltà. E qui il comune di Città di Castello? Qui la presa di posizione è stata netta e chiara. Intanto la Muzzivetti è un ASP, dove il presidente appunto viene nominato dalla regione, e viveva le difficoltà intanto di rette che non erano più adeguate da ormai quasi oltre 15 anni.
sono state rettificate di recente, ma la dinamica dell'aumento dei costi energetici ha rimesso tutto ulteriormente in discussione nei propri bilanci. Ma c'è un fattore che voglio toccare. L'ASP Muzzibetti ha una capacità di accoglienza di 90 persone, di 90 ospiti. Attualmente, sa quante ne ospita? 67. Per quale motivo ne mancano 23 all'appello? Mancano 23 all'appello, benché c'è una lista di attesa di persone che vogliono entrare, che hanno necessità di entrare. I maligni direbbero perché la sanità, l'ASL, non vuole finanziare, perché far entrare dentro la Muzzibetti significa pagare le risorse, e dato che non si vuole dare risorse alla Muzzibetti, si tende a non dare ospitalità a chi ne ha bisogno. E questa è una posizione che ho rivendicato con forza qualche settimana fa, in cui ritengo doveroso che, avendo la capienza a disposizione la Muzzibetti, deve dare risposta alle famiglie del nostro territorio, quindi accogliere gli ospiti fin tanto che ne ha le sue capacità. Allora, parliamo di partecipate, non parleremo di spoli, sport, se no mi si accusa di esserti parte, parliamo di Sogebu. Ho fatto il nome di Ennio Spazzoli, ti dice qualcosa? Un professionista di cui una stima veramente importante, è un po' la memoria storica anche della Sogepu e del settore ambiente, diciamo, in qualche modo del nostro territorio. Sogepu è riuscita finalmente a concludere un percorso decennale, effettivamente decennale adesso che ci penso. Perché questo percorso l'ha portata ad aggiudicarsi insieme a un'associazione di impresa con Ecocave di Gubbio l'appalto del subambito 1, ex ato 1, per quanto riguarda i rifiuti, quindi l'Alta Umbria, per dare una descrizione geografica, per quanto riguarda il servizio dei rifiuti. È un successo importante, perseguito e ricercato da anni, che proietta questa partecipata in un protagonismo regionale che, se lo guardiamo solo per qualche anno fa, difficilmente era pensabile. E questo successo che è stato ottenuto attraverso la serietà, gli sforzi, l'impegno, la fatica anche di dover subire tante dinamiche più o meno corrette, voglio essere onesto, perché l'emergere di un'ulteriore realtà significa che a volte va a discapito di altre situazioni. La politica ovviamente vede nel successo di Sogepu a volte magari più un ostacolo che un vantaggio, quindi le difficoltà sono state tante, però adesso possiamo parlare e guardare a questo risultato ottenuto con orgoglio e soddisfazione, ma lo dico non come amministrazione comunale in questo senso, ma come cittadino di Fernate. Avere la propria società che è riuscita ad ottenere un successo così importante, penso che sia un orgoglio un po' che appartiene a tutti, non appartiene solo a qualcuno. Allora, da che mondo è mondo, è chiaro che le partecipate, i servizi, diciamo, e gli affidamenti esterni, quando cambia un'amministrazione, vengano rivisti, no? A tal proposito c'è una questione aperta. Parlo di Dogre. L'affidamento scade il 31/12/2022 o 31 gennaio 2023, non ricordo bene. Parliamo di mesi di differenza, però sì, nell'ordine di grandezza sono quelli lì. Voci di corridoio mi dicono che si sta pensando di riaffidare il tutto a Sogepu. Allora, non lo so in definitiva quello che sarà la dinamica di una gara, perché sarà fatta una nuova gara, quindi sarà fatto un avviso pubblico.
dovremmo valutare con Sogepo se Sogepo vorrà partecipare a questo nuovo avviso. Se partecipa, onestamente la situazione non mi dispiacerebbe, questo lo voglio essere onesto, perché comunque sia è una realtà che conosciamo, e quindi se fosse mai che in qualche modo risulti aggiudicatrice, la cosa è... Beh, si tornerebbe all'antico. Si tornerebbe all'antico, però l'importante è che vi sia un avviso pubblico, una gara trasparente, corretta, e per quanto riguarda l'amministrazione l'importante è questo. Poi i soggetti che vi parteciperanno, più sono meglio è, perché significa che c'è un principio di concorrenza e la concorrenza è sempre salutare. Poi se a questa concorrenza vorrà partecipare anche Sogepo, ben felici. Allora, su questo voglio aprire un brevissimo dibattito, perché il regolamento comunale sulla pubblicità è datato, credo, 1992 o 93 o giù di lì. Chiaro è che il soggetto che si aggiudicò la gara 5 anni fa prese come specchio fedele del lavoro che doveva portare avanti il regolamento attuato dal Comune di Città di Castello. Non credi sia giusto cercare di rivedere un documento che oramai ha 30 anni? Cioè, io credo che un'amministrazione comunale debba stare al passo con i tempi. Questo è uno di quei documenti che hanno creato frizione tra pubblico e privato, e tu questo lo sai. Non sì, per colpa di chi si è aggiudicato la gara, che non ha fatto altro che attuare alla lettera un regolamento. Però tant'è, non siamo più nel 1992. Sì, ma infatti proprio per questo intanto il regolamento... credo, correggimi se sbaglio, ma è giù di lì, no? No, c'entrato benissimo la tematica. Tant'è che il regolamento anche recentemente ha avuto delle modifiche, degli adeguamenti, anche sulla base di una partecipazione attiva, propositiva da parte anche degli operatori, che in qualche modo avevano registrato delle difficoltà sull'applicazione di questo regolamento, che creava dei problemi. Adesso non vado nel tecnico, ma parlo appunto sulle misure, sugli arrotondamenti, sull'applicazione di queste regole per quanto riguarda le pubblicità, ma sulle anche macchine, sull'interpretazione, esatto. Quindi è ovvio che questa fase di modifica, o meglio di aggiornamento del regolamento, è una fase che sarà sviluppata. Ma anche per fare un esempio, sono cambiate anche le tipologie di messaggi che pubblicitari. Per esempio parliamo ad esempio di quelli a messaggio variabile, quelli in qualche certo, modo digitali, che possono essere installati. Quindi sono tutte una serie di modifiche che si accompagnano alla modifica della realtà fattuale che viviamo nel nostro territorio e sul settore specifico di competenza. Benissimo, allora cerchiamo anche di capire, no, come stanno a livello di sostituzione di ruoli apicali del Comune di Città di Castello gli uffici comunali, perché tra il 2018 e il 2021 molti di quei dipendenti che hanno fatto la storia del Comune di Città di Castello, fortuna loro o sfortuna loro, dipende dai punti di vista, sono andati in pensione, e questo ha messo in grande difficoltà la macchina comunale. C'è stato il Covid, c'è stato lo smart working, tutto in un momento in cui sono arrivate le domande per il 110. L'avete superato, come si dice a Napoli, la nuttata, o ancora siete in difficoltà con pratiche che magari devono essere evase o giù di lì? Diciamo che viviamo un periodo di cambio generazionale anche nella pubblica amministrazione.
Con i vantaggi e i svantaggi di questa situazione. Lo svantaggio, giustamente, come ricordavi, è che chi operava nella pubblica amministrazione, al di là delle capacità e anche la memoria storica, quando si va a esaminare un aspetto, una situazione, conta saperla affrontare da un punto di vista normativo e quant'altro, ma serve anche conoscere la genesi di quello che abbiamo davanti. Dall'altro però abbiamo una nuova generazione di nuovi assunti che si stanno inserendo all'interno della pubblica amministrazione, che hanno notevoli capacità, soprattutto nel percorso della digitalizzazione che sta facendo la pubblica amministrazione, hanno capacità effettive nel gestire le piattaforme informatiche e quant'altro, cosa che magari chi veniva dalla vecchia scuola, chiamiamola così, aveva più sicuramente difficoltà ad affrontare. C'è da dire che in questa prima fase abbiamo investito nel piano assunzionale soprattutto per il fronte che avevamo davanti legato al PNRR, quindi tutto quanto quello che riguarda la progettazione e quant'altro, la gestione amministrativa delle domande che in qualche modo dobbiamo e dovevamo affrontare e dovremo continuare ad affrontare. Il prossimo passaggio sarà quello di investire anche nel settore dell'urbanistica, un settore in cui credo sia opportuno riaprire un po' di opportunità, perché finita e quando sarà conclusa la fase del 110 e siamo un po' comunque sia ai titoli di coda, l'edilizia potrebbe subire un importante contraccolpo e ritengo che il nostro territorio ha le possibilità e le esigenze di aprire il nostro piano regolatore a richieste e a nuove opportunità, e per questo serve che la struttura della macchina comunale sia pronta per affrontarle. Per cui il prossimo passaggio di potenziamento del nostro personale sarà proprio su quel settore là. Allora, c'è anche una questione legata a quelle che sono le dinamiche del centro storico di città di Castello. Non parlerò di Piazza Burri, non parlerò dei Mulini Brighigna, però una puntatina, la classica puntatina sul vecchio ospedale la devo fare. Perché? Non succede, ma se succede diventa un disastro. Cioè, le piogge torrenziali degli ultimi giorni ci invitano a prendere provvedimenti urgenti. Allora, noi affittiamo dei droni. Male non sarebbe che chi magari ha la responsabilità di quell'edificio con il drone veda in che condizioni versa il tetto. Cioè, su questo credo che oramai siamo arrivati alla fine, cioè va presa una decisione. Sì, è correttissimo, anche perché fin da subito, nei primi mesi del mio mandato, ho voluto avere un approccio razionale della vicenda con la regione, e parlo con la regione perché voglio ricordare sempre, perché a volte ci si dimentica e forse qualcuno ci gioca anche su questo fatto di di far finta di non sapere, che l'immobile è regionale. Con la regione abbiamo avuto un approccio morbido di collaborazione, in cui abbiamo detto all'ente regionale che noi eravamo disponibili a qualsiasi ausilio con l'urbanistica, magari con le destinazioni d'uso che ritenevano opportuno, per poter dare una risposta e una necessaria soluzione rispetto a questo immobile che è inserito all'interno del centro storico, dove tutto il resto che afferiva all'ambito comunale o è stato risolto o è in fase di risoluzione, vedi Piazza delle Tabacchine, vedi i lavori fatti sulla Pinacoteca comunale, vedi 2 milioni e 300 mila euro che noi abbiamo ottenuto con il PNRR per San Domenico. Cioè, tutto ciò che era in qualche modo legato all'ambito comunale ha avuto una soluzione e un investimento importante di riqualificazione. Quello che manca è proprio quello della regione. Quindi a questo punto, quella collaborazione ora deve portare dei frutti, perché altrimenti si passa a una fase successiva, perché abbiamo una realtà
un'infrastruttura che sta creando delle problematiche, prima di decoro del centro storico, ora anche delle problematiche legate alla sicurezza. Noi abbiamo invitato la Regione più volte a un confronto rispetto a questa situazione qua, l'abbiamo invitata anche a portare avanti una domanda di investimento legata al PNRR. Questa è forse l'accusa politica che faccio maggiormente alla Regione, e che nell'occasione dei finanziamenti del PNRR non si è presentato un progetto di recupero a livello nazionale. Per la serie, probabilmente o forse veniva anche bocciato, ma almeno chiedi le risorse per un tuo bene a livello di PNRR, e questo non è stato fatto. Quindi ritengo che questa sia stata una mancanza, una perdita d'occasione veramente, veramente importante. Ho anche suggerito personalmente alla Regione di guardare e valutare anche possibilità di soluzione attraverso anche il sistema privato. E ho messo in campo un'idea, cioè quello di aprire una manifestazione di interesse di ambito europeo, in cui ovviamente non è che puoi monetizzare questo bene, devi sperare che qualcuno te lo prenda e te lo sistemi, ma una manifestazione di interesse europeo per mettere a disposizione questo bene, ritenevo che fosse opportuno, almeno come messaggio politico di volontà di poter investire nella volontà di recupero di questi immobili, e questo non è stato ancora tuttora fatto. Quindi ora chiederò ufficialmente un incontro con la Regione per affrontare la tematica, e poi ovviamente dovrò prendere le conseguenze del caso se il problema di sicurezza che l'immobile sta portando avanti deve prevedere dei provvedimenti adeguati. Allora, è l'ultima domanda, e è anche un bilancio su quello che è stato il voto del 25 settembre e su quelle che sono le dinamiche del parlamentino di Città di Castello, perché nascono realtà nuove, ci sono vari movimenti che spingono al centro. Tu sei un uomo di centro, nasci, no? Poi ognuno può fare le valutazioni che vuole, ma da sindaco sei preoccupato di queste nuove dinamiche? Ci potrebbero essere, diciamo, dei riposizionamenti? Allora, intanto sul piano nazionale ritengo che la sconfitta subita dal centro-sinistra, io sono del Partito Democratico, quindi una sconfitta che ha subito anche il Partito Democratico in primis, sia legata a aver pagato un prezzo importante, perché solitamente chi governa subisce le difficoltà delle scelte che deve portare avanti. Il fatto di essere un partito che in qualche modo, fra virgolette, con il termine governativo, paga lo scotto di tutta una serie di difficoltà, di frustrazioni, di difficoltà che una comunità sta vivendo e la nostra società sta vivendo. E quindi è ovvio che chi in qualche modo cavalca queste difficoltà riesce ad attuare e ad avere un appeal maggiore. Scendendo invece sul livello locale, per quanto riguarda la maggioranza, che la mia maggioranza è una maggioranza che sta andando avanti in maniera molto coesa, sapendo che deve lavorare sul raggiungimento degli obiettivi, vivendo le tempeste delle difficoltà che momentaneamente ci sono. Ho registrato ovviamente dei modifiche, degli assetti da parte di alcune forze, soprattutto delle minoranze. Qui mi tolgo un piccolo sassolino dalla scarpa, perché vedo e registro che la coalizione che è venuta al ballottaggio nella tornata elettorale amministrativa con me ha una dinamica nel Consiglio Comunale dove c'è una figura che pur richiamandosi al civismo è espressione comunque sia nella coalizione centrodestra in provincia,
riferisci, perdonami. Filippo Schiattelli è, è diciamo, consigliere provinciale, civico, ma diciamo sul coalizione di centrodestra. Abbiamo un'altra figura che è Luciana Bassini, che si è posizionata nelle recenti politiche con il cosiddetto terzo polo, quindi area moderata, e abbiamo il capogruppo di Castello Cambia, che probabilmente sia molto vicino ai 5 Stelle, così mi dicono, ma comunque si appartiene a un'anima molto di sinistra, quindi sinistra, centro e destra. Io faccio una piccola fotografia come chi fa i raggi, significa che la coerenza politica o quantomeno la linearità politica di quella coalizione registra qualche difficoltà, e quindi quando ho sentito proprio da te che la consigliera Arcaleni registrava nella maggioranza poca coerenza, onestamente io dico, ma prima si va guardati allo specchio, perché altrimenti si diventa anche poco credibili. Detto questo, io ho pieno rispetto di tutte le scelte personali e politiche dei vari soggetti. Ripeto, questo non inficia, non sta toccando la maggioranza, riguarda le forze della opposizione che sono presenti nel parlamentino del Consiglio Comunale, quindi io le rispetto, le guardo, le osservo, ma non le vado a giudicare. Bene, grazie al sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. Grazie dell'invito. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. In Primo Piano torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata. Il Tartufo Bianco, la 42esima edizione della Mostra Mercato Nazionale a Città di Castello, è in scena dal 29 ottobre al 1 novembre. L'appuntamento con la Trifola è nel centro storico di Fernate, tra degustazioni, saloni e tanti eventi. Se stai pensando alla tua indipendenza energetica, Global Enertech è l'interlocutore giusto che fa per te. Siamo l'unica società specializzata e focalizzata in fotovoltaico e cumulo, quindi in grado di seguirti dalla preventivazione al monitoraggio finale del tuo futuro impianto fotovoltaico. Un unico interlocutore dall'idea alla bolletta zero. Global Enertech la trovi a Città di Castello, in zona industriale Regnano, via Beccari 30. Anni di esperienza, l'azienda Piccini Paolo S.p.A., leader nel settore della vendita di carburanti per la mobilità ed il riscaldamento, ha ampliato la propria rete di distribuzione mediante il marchio Piccini Fuels e ad oggi possiede più di 15 stazioni di servizio sparse nelle province di Perugia, Arezzo, Siena, Grosseto e Pistoia, oltre ad essere da sempre partner di società petrolifere e di società dedite alla trasformazione degli autoveicoli aftermarket. Visita il sito
www.piccinifuels.it e scoprirai tutte le stazioni di servizio del gruppo, oltre che poter richiedere la tua Piccini Fuels Business Card, una carta carburante gratuita che ti permetterà di gestire tutti i rifornimenti dei mezzi della tua azienda e non solo. Fai la scelta giusta per la tua mobilità ecosostenibile, scegli Piccini Fuels per il tuo rifornimento di gasolio, gasauto, benzina e metano.